Sono rimasto malissimo, ragazzi, ve l'ho detto, ci sono rimasto proprio male questa roba. C'hai patito? Ma no, ma per la prima volta sono stato anche molto educato, nel senso che gli ho mandato un messaggio. Eravamo in onda qualche giorno fa, aspetta che lo cerco, eh. Allora, guarda qua, gli ho scritto: ciao Gianluca, sono Marco Mazzoli dello Zoo di 105. Stiamo cercando di chiamarti in diretta. Hai voglia di sparare due cazzate in onda? Mi ha bloccato. Mi ha bloccato. Perché sei una brutta persona, comunque lo sanno tutti. Sei. Cioè. Io non me la prenderei se fossi in te, Marco. Ma no, ma adesso c'è quell'altro comico che sta facendo l'imitazione. Giovanni Vernia, oggi, che salutiamo. Bravissimo, cazzo, uguale. Bravo, però, bravo. Vernia, se lo devi fare, il consiglio è: al posto di quella cagata che tiene sul pizzetto, sì, mettici una pallina di Natale, così proprio lo evidenzi di più, perché era la roba che volevo fare. E poi si lamenta che l'ha bloccato, eh? Sì, perché? Chissà come mai l'avrà bloccato. Però vedi, io l'ho sempre detto che purtroppo la ruota gira. Quando fai lo stronzo, prima o poi succede che qualcuno fa lo stronzo con vabbè, te. Ma cioè, uno che ti blocca su WhatsApp non è che ha fatto lo stronzo, magari vabbè, non ma gli sei simpatico. Ma, vabbè, cioè. Ma, io non, ma come fa? Non sa neanche chi sono. Ma scrivimi, guarda, no, non mi interessa, vai no, a fare no, il culo. No, la rubrica eri come caga cazzi 21. Ma, no, però... ma non è vero. Però vedi, allora, c'è un tizio, il buon karma alla fine paga, è il titolo di questa notizia. Sì. Un uomo ha commentato così la vincita di $1 milione alla lotteria in Nuova Zelanda. Mm-mm. Allora, lui era in fila per comprarsi il biglietto come tanti altri. È arrivato sto tizio stronzo con un sacco di fretta, così, in maniera molto maleducata, cioè gli è passato davanti senza neanche chiedere il permesso e si è comprato un biglietto della lotteria che in teoria era dell'altro. Sì. Quindi quello dietro, quello che ha subito, diciamolo così, la sbruffonaggine di quello che gli è passato davanti, ha comprato il biglietto dell'altro. Morale, quando è uscito dal negozio, è andato a casa, ha controllato i numeri e ha vinto $1 milione che poteva vincere l'altro. Però ricordiamo che in Nuova Zelanda abitano in tre: il tabaccaio, lo stronzo e quello che ha vinto un milione. Quindi non è così difficile. Ma quanto ti rugherà il buco del culo adesso, eh? Io se vinco una somma così importante ve ne accorgete subito. Eh sì, immagino, sì, immagino. Sì, sì, ma cosa faresti, Paolo? Con un milione non è che ti cambia proprio la vita, eh? Beh, cioè, insomma, dai, se li sai amministrare nella maniera giusta, una settimana ti durano. Comunque, quello che ha fatto lo sbruffone uscendo dal tabaccaio è inciampato in una miniera di diamanti. Pensa quanto si sta mangiando il cazzo quello che ha vinto un milione. E cosa faresti, Paolo? Cioè, così curioso, un milione non ti cambia la vita, perché allora parti dal presupposto che se non hai un cazzo ti compri una casa, l'hai già finiti. Cioè, compri una casa, una macchina. Devi essere tutto commisurato. Io compro una villa molto molto piccola. Allora, quella di Alan Caligiuri. Allora, $1 milione sono tanti, ma sono pochi. Sì, però, se tu ridimensioni il tuo corpo per $1 milione, ci sta. Ti spiego. Io pago un'operazione per ridurre il mio corpo. Se lui diventa grosso come Ant-Man. Io cerco di diventare alto 60 centimetri. Ma non è che consumi meno. Ma sai che cazzo stai dicendo? Ma ti fai? Allora, prima di tutto, un appezzamento di terreno per fare una villa con piscina costa molto meno. Appezzamenti sicuramente te ne fai. No, ma va mica mi metterà a drogarmi. Sarebbe l'unica volta in cui sei normale dentro la tua smart. Sì, sì. Praticamente io cerco di ridurre tutto il mio mini mondo a 60. Ma guarda che ho capito quello che hai detto, eh. Ragazzi, io vi consiglio di farvi tutto il giorno. Prendetevi un giorno di ferie, fate la Milano Meda e aspettate che passi Paolo. Cioè, in realtà è Paolo con le ruote. Sì. Perché non ci sta nella smart. Allora, a me mi ha fatto incazzare il vigile che mi ha fatto levare i vetri neri dalla macchina. Perché? Scusa. Perché diceva che non riusciva a vedermi dentro. Io ho detto: guarda, che se ho acceso l'accendino anche, tu vedi che mi vedi adesso. Se scaldo la vista, mi vedi. Forse ho un po' esagerato scurendo. Li ho cambiati, volevo avvisare il vigile, li ho cambiati così non mi minacci più. Perché l'ultima volta che sono passato mi ha fatto il gesto: ti taglio la gola. Ma che rapporto che sei. Adesso ha messo le lame che girano sulle ruote davanti. Aspettiamo il prossimo vigile. Ma dai, passa inosservata la mia macchina. Dimmi una roba, ma che sensazione si prova a guidare col braccio fuori dal finestrino, sia a sinistra che a destra? Esatto, con tutte e due le braccia fuori dal finestrino. Sai cos'è? È il cambio nel culo che dà fastidio. Vabbè, è automatico, una volta che hai messo drive. Ma guarda che la Smart invece è una macchina che dentro è capiente di bruzzo. Ma è vero, sì, per quelli normali, ma dico, per tu che sei grasso, col volante in mezzo, come ti trovi? Allora, prima di tutto spaina i riso in una maniera che non mi piace. Cazzo, stai ridendo, scemo? Cazzo, di comportarmi. C'ha una monoposto, lui non c'ha la Smart. Allora, chiariamo questa cosa una volta per tutte. Questi piedi io non sono grasso, le ossa grosse prima di tutto. La tua
non è una macchina, è un kayak. Ma sulle acque allora decentriamo. Ma Fabio, ma tu che mi parli di automobili? Ma tu hai preso una canoa con le ruote. Ma non si parla di automobili qua, si parla della dimensione del tuo corpo all'interno della dimensione di un altro corpo. Ma questo ha comprato un SUV che si deve stringere coi figli per starci dentro. Vabbè, ma cosa vuol dire? Scusa, ma ti hanno dato anche il sarto per farci l'orlo? Guarda che la mia smart. Ma come anche fai con quei piedini grassi che c'hai? Come fai a prendere? Ma io non sono grasso, finiscila! Che la gente mi incontra per strada e dice: oh, cazzo, ma non è vero che sei grosso? Cosa dice Mazzoli? C'è un pedale solo. E poi vedi, tu sei uno stronzo perché mi sfotti che sono grasso solo per decentrare l'attenzione della tua pelata. È vero, ma è vero. Quello ha ragione. Tu non puoi prendere il cabrio perché arrivi a casa che sei lucido. Ce l'aveva il cabrio, sai che l'ha venduto perché si vedeva quando si alzavano i capelli. Mica un fastidio della Madonna, dovevo guidarlo sempre col cappellino. Ho detto, ma vaffanculo. Oh, adesso ho trovato ste robe per pepar la testa, bellissime. Aspetta! È arrivato Carlo Tricracro. Allora amici, adesso vi insegno come condire la vostra testa e non sembrare più caldi. Cosa vuol dire preparare la testa? Ho preso il pepe. Ma una roba. No, me l'avevano. Sai quando abbiamo fatto il film? Sì. Un filmone di successo. Sì. Roba. Pazzetti tutto il mondo proprio. Allora c'era la truccatrice, mia carissima amica Flotta, che saluto caramente, Flotta, che mi pepava la testa, che erano praticamente questi micro peli. Ma no, ma perché lei è zombie, voleva mangiarti il cranio. No, comunque, parlando di uomini e scemi, sapete che la De Filippi adesso ormai non sa più che format inventarsi, ha fatto froci e froce, mangiacazzi e lunatici, cioè tutta una serie, sì, ormai il formato è quello, però ci mette dentro chiunque. Sì, frullatori e balbuzienti sarà il prossimo, gente che tacchina tostapane. Cazzi parlanti e mucche, cioè ormai il format è sempre quello, ma aggiunge robe sempre più estemporanee. Noi abbiamo realizzato una nostra versione personale, ci colleghiamo, prego.